Fed Legrand e Direct con Where We Belong qui su Music and Tech su Radio Itaca RC101. Parliamo ora del social network TikTok, noto social per i giovani che al momento è alla ribalta della cronaca, purtroppo per una bruttissima notizia di cronaca. Ne parliamo adesso con Andrea Trapani, che non è di Trapani, noto giornalista e fondatore del sito Mondo 3 che si occupa di telecomunicazioni. Ciao Andrea. Ciao Andrea, torniamo su un argomento caldo. In queste settimane abbiamo parlato molto del blocco di TikTok dopo la tragedia di Palermo. In realtà abbiamo parlato molto di più, almeno a livello tech, della decisione del garante della privacy di quello che è stata la tragedia che ha coinvolto un minore a Palermo, perché questo, diciamo, è l'argomento anche giornalisticamente è molto più difficile. Non ci sono certezze. L'unica cosa che sappiamo e su cui ci siamo mossi, di cui stiamo discutendo, è quello che ha deciso di fare il garante con TikTok, che ha chiesto il blocco immediato, leggiamo letteralmente, dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia accertata con sicurezza l'età anagrafica. Significa tanto e significa molto. In realtà, come abbiamo visto, TikTok, nonostante fosse stato titolato diversamente, non è stato bloccato. È stato bloccato il fatto che la società potesse gestire i dati delle persone di cui non ha, di cui non sa l'età, in realtà di nessuno probabilmente lo sa con esattezza, visto i metodi con cui ci si registra non solo a questo social network ma a tutti. E il garante comunque ha messo questo puntina nel mercato dei social network. Per ora a livello effettivo non è successo niente. Temo potrà succedere molto nei prossimi mesi e alcune soluzioni non potrebbero essere quelle ideali. In questi giorni, proprio in queste ore, è caldissima l'idea di usare lo speed per la registrazione dei minori, ma chissà se sarà quello che succederà in futuro. Io l'ho detto in rete, lo dico qua in radio, secondo me l'unica soluzione per risolvere il problema di TikTok e qualunque altro social network è quella di responsabilizzare i genitori, perché alla fin fine quelli che devono sapere andare su internet e spiegarlo ai minori sono proprio loro. She says she drew you.